Siamo veramente, buona serata a tutti. Questo spettacolo vuole essere un momento bello di conclusione della festa di Gesù Bambino. Il perché? Ecco, perché Santa Teresa, riformatrice dei Carmelitani Scalzi, amava tantissimo l'umanità di Gesù. E allora, mentre organizzavamo la festa, abbiamo detto: c'è questa occasione, c'è questo centenario che capita ogni 500 anni, fra 500 anni non ci siete, e quindi approfittiamone ora. Io ci sarò in paradiso, si spera, se le ali reggono. Allora, vogliamo proprio concludere in allegria, ma anche con una profondità spirituale. Gesù Bambino ci ha assistito questi due giorni, siamo riusciti a fare le due processioni, oggi era una magnifica giornata di sole e di vento, e quindi adesso godiamo insieme questo spettacolo che, ecco, io non voglio spiegare più di tanto, spero si capisca da solo, ma credo di sì. Chi c'era alla veglia comunque ha vissuto anche lì. La veglia è stata improntata proprio sul castello interiore di Santa Teresa, che è uno dei suoi scritti, tra i suoi scritti che lei ha redatto per spiegare come pregava, per insegnare alle sue figlie, alle Carmelitane Scalze, come ci si addentra nel rapporto con Dio. Ecco, sembra così facile, invece è un cammino di rientrare in se stessi. Quindi ieri la veglia, oggi lo spettacolo ci può aiutare in questo clima, viviamolo a onore e gloria di Gesù Bambino, conoscendo di più Santa Teresa, e grazie che siete venuti.
Sento che sogno paghi questa terra.
così fredda, arida e oscura. Sono io, tuo padre Alonso e Teresa. Sei tu, padre mio, davvero tu. Sono in mischia agli istanti della vita, mentre ridi della morte mi risani. Non accetti di perdere una figlia così giovane, non sopporti, ti ribelli alle ingiustizie. Qui c'è tutta la tua grande verità. In casa mai hai trattato i tuoi servi come fossero tuoi schiavi, ma tuoi figli vedevi uguali tutti gli uomini, li volevi nella stessa dignità. In casa imparammo dal tuo esempio. Tre sorelle eravamo, sei fratelli, tutti e nove a te conformi per virtù. Tutti certamente tranne me, pur essendo da te la più amata. Poco dopo nostra madre si ammalò, morì che avevo appena 12 anni, ti scuoteva la mia acerba adolescenza quando ero inebriata di letizia. Soltanto nel vedermi trasalivi mentre spronavo il mio cavallo, lo lanciavo velocissimo al galoppo per correre insieme ai miei fratelli nelle strade ombreggiate dell'estate, fra i mandorli, i fichi e gli uliveti. Spaventato dalla mia bellezza, con tristezza da te mi separasti affidandomi alle suore agostiniane. Ed io rimpiassi tutti i miei amici, nessuna visita dicesti. E ti ubbidì, così, nel cuore più profondo del convento. Qualcosa di imperioso e sconvolgente si risvegliò in me, nella mia anima, ma tu non mi volevi adulta in un convento. Intanto leggevo San Girolamo. Che farai sotto il tetto di tuo padre? Che farai? Vivrai così piena di mollezza, futile, imbelle, guerriera e languidita? Tuo padre ti trattiene, passa sul suo corpo. Per seguire il Signore lascia tutto. La clausura solo quando sarà pronto. E fu il cominciamento di una lotta, il combattimento degli affetti. Uscii di casa di nascosto, corsi, bussai all'Incarnazione. Ricordo le fitte dentro al cuore, sentii uno slogarsi d'ossa. Chi amavo veramente, chi volevo? E mi amava più Dio, più tu, più la famiglia. Ora come allora c'è la lotta, non riesco più ad abbandonarmi. Quando sono immersa nei colloqui, il pensiero di ciò che devo a Dio me li fa trascorrere con pena. Quando mi raccolgo insieme a Lui, le affezioni del mondo mi inquietano, ma sono tutti contenti di vedermi. Per tutti sono fascino e attrazione, visite continue, appuntamenti. E tutte le malattie mi fanno dimenticare di essere ancora in dialogo con Dio, nella confidenza di un'autentica preghiera. Mater Castissima ora pro nobis, Mater.
essere sua amica, mi sento perduta ed ingolfata. Per pregare in totale abbandono ed armonia ci vuole costanza, tanta pulizia. Invece mi sono uniformata ai molti, accontentandomi di pregare d'obbligo, vale a dire bababà, bababà, recitare vocalmente, tralasciando per un anno l'orazione della mente. È la tentazione di ogni prassi, la mediocrità delle abitudini, che si insinua, ci rende estranei a noi stessi, bloccati, inadeguati. Ti ho raccomandato la preghiera, spronandoti a farla con costanza. Tu, padre sensibile e solerte, sei entrato nel giardino del Signore. Il tuo esempio è per me di grande aiuto e mi induce a rientrare dentro, nonostante sia debole e incoerente. Un'anima cos'è senza preghiera? O anima vivissima e remota, chi ti può consolare nel travaglio, in questa tempestosa solitudine, nell'opera imperfetta che è la vita? L'anima è un castello dentro al cuore, un castello, un limpido cristallo, che ha molte dimore, come il cielo, un diamante tersissimo, splendente. Un giardino dove il Signore offre le sue delizie. Nulla è a paragone della sua bellezza, immensa capacità. L'intelletto non arriva a comprenderla. Solo l'orazione è la mia chiave per entrare e rientrare dentro me, nel castello interiore del mio cuore. Non conta davvero tutto il resto, ed è già molto aver visto questa porta che è promessa di un incontro che è speranza. Veni, Sante sposata con qualcuno? Credi in tutto quello che proclama la cattolica Santa Madre Chiesa? Hai qualche malattia nascosta? Hai qualche deformità corporea? Hai intenzione di stare in questo ordine?
di essere fedele alla regola e ai precetti? Teresa, sei sempre stata felice dei tuoi voti. Obbedienza, castità e povertà. E noi sorelle ti siamo state accanto per assisterti con doni e con preghiere. Suor Giovanna, sorella mia, che lezione nel tuo dolce contemplare. Io credo di non essere capace. È vero, ho seguito il prossimo, amato gli altri, la loro sofferenza, ma ho anche cercato, oltre l'amare, l'essere amata, il servire come l'essere servita. Teresa, dolce sorella, è semplice. Ama Gesù con tutta te stessa. E ci guida l'eterna sabiduria, la maestà soverana. Per il resto, si ubbidisce alla madre superiore. Nell'adolescenza ho capito che lo amavo. Come amavo l'esistenza, la gioia, la bellezza. Cioè, ho sentito di amare molto altro, il mio corpo, il fascino, la mia intelligenza. Amavo insieme il cielo e la terra. Leggevo i romanzi di cavalleria famosi in Spagna al nostro tempo, con cui mia madre, essendosi ammalata, cercava un po' ristoro al duro male. Vi consumavo il giorno e la notte, ne fui a tal punto affascinata che ne scrissi uno tutto mio. Quanto piacque a me, ai miei fratelli e ai parenti. Poi ho cominciato a vestirmi con finezza per la voglia di apparire bella. Chiunque infatti mi si sia accostato è stato attratto da me. Mi ha ben voluta, mi procuravo vanità, avevo cura delle mani, acconciature nei capelli, profumavo di mille essenze, ho avuto dote e qualità di seta dorata e tutto ciò non mi bastava mai. Sono sempre piaciuta a tanti, forse a tutti, e per questo mi sentivo forte, grande, onnipotente. Addirittura anni dopo, appena monacata, ricordo che conobbi un sacerdote molto giovane, distinto, intelligente. Quanto mi piacque averlo come confessore. Preferisco chi è davvero colto a chi lo è in modo approssimato, ormai ho prediletto i mezzi dotti. Volevo affascinarlo. Puoi capire? I nostri colloqui divennero frequenti, sempre più intime, le conversazioni, mi piaceva parlare di Dio con quel prete, il mio fervore lo attraeva ed incantava, finché mi confessò di essersi perduto. Frequentava una donna da 7 anni, ma continuava lo stesso a dire messa, saputo ciò. Gli dimostrai più affetto. E allora mi diede l'amuleto messo al collo per ardore e volere dell'amante, ed io subito lo gettai nel fiume, spaventato, dolente, liberato, cambio vita. Ma quale pena provai per quell'affetto, non ebbi pace per quella presunzione. E oggi mi accorgo di soffrire più di allora, perché prima ero come sordomuta, non riuscivo né a sentire né a parlare, mentre adesso sento e non rispondo. Sono muta, Giovanna, sono muta. Siamo mute innanzi al Signore, ed è bella e soave la sua voce. La mia anima in miseria non sa rispondere al richiamo. Io non so più se andare avanti o tornare alla dimora precedente. La mia intelligenza è più viva, ma sono più abili le influenze avverse. Teresa, che cos'è per te l'eternità? Dalla tenera età della mia vita, da quel tempo so cos'è l'eternità. Tu non conosci Rodrigo, mio fratello, ci somigliavamo, aveva la mia età, stavamo sempre in compagnia. Volevamo fare gli eremiti. Leggevamo le vite dei santi e insieme conoscemmo gli strazi che i martiri avevano sofferto per la felicità eterna. Così nacque tra noi un gioco spirituale. Quando io dicevo, c'è una vita, Rodrigo, che per sempre, doveva subito rispondere all'unisono, sì, Teresa, para sempre, e replicavo, tanto piccola quanto intransigente, c'è una pena che per sempre, sempre, Rodrigo, con più slancio per il gioco, Teresa, sì, para sempre.
E restavamo assieme lì a gustare un po' atterriti, un poco deliziati, il brivido dell'eternità. Speravamo che ci decapitasse e pur bambini diventare martiri. Così un bel mattino decidemmo di fuggire per morire combattendo i mori e giungere nel sempre della vita eterna. Non c'eravamo di tanto allontanati dalla nostra cara amata Avila e dal padre che per fortuna ci ritrovò un parente. Sì, ma per te l'eternità cos'è adesso? Ecco, questo è il punto. La mia mente è confusa. Quale follia mi porta a preferire i beni della terra, i passatempi, sapendo che ogni cosa qui è precaria. Tutti quelli che ho visto in agiatezze ora sono sottoterra, calpestati. E noi tutti di cosa consistiamo? Nascita, esistenza, morte. Cosa siamo? Cos'è una buona vita? Cos'è il bene? E non trovi la risposta nel Vangelo? Sì. Penso spesso al figlio il prodigo, alla sua lotta prima di tornare. Penso di essere come lui, preferire come lui l'andare, lasciare il padre e la casa rifiutando il vero amore, il vero bene e finire dopo a pascolare i porci. Perché cercare sempre andare altrove quando in un solo luogo è tutto il bene? Fuori da questo spazio, queste stanze, c'è qualche sicurezza, qualche pace. Si è malati, intossicati, avvelenati con le carni tumefatte dai veleni. Grandissimo l'aiuto che ci viene da chi ci illumina la via con il suo esempio. Procedi con coraggio, Teresa, con dolcezza. Parla del Signore con te stessa e ragionane con me, con gli amici buoni. Giovanna mia, che pace mi dà la tua umile presenza, la tua semplice presenza. La tua anima è paziente e generosa. In te contemplo chiara l'umiltà che è pura verità senza sofismi. Ogni bene viene dall'abbandonarsi, dal lasciare i rovelli, lo sconforto, futili certezze, compagnie superflue. Con te, esclamo, ancora voglio vedere Dio per sempre. L'amore per Dio è dialogo, è condivisione. Tu sai che cosa significa la parola diavolo? Chi è Satana? È ciò che si pone in mezzo e che divide, che isola ed esclude. Bisogna che io lasci questa stanza, vado avanti, vado oltre le paure verso la prossima dimora fra le soste aspre e opache del castello. In un viaggio che confonde, ma mi conduce oltre. Beatus dirquitimet dominum, in mandati seius volentimi. Tenebris lumen rex. Santificetur nomen. Et justitius mari seculum seculi. Exortum est in tenebris lumen rex. Santificetur nomen. Et justitius mari seculum seculi. Pater noster, qui est in cielo. Avvenga regnum tuum, fiat voluntas tua.
Oh,
Se io ho te, cos'altro può mancarmi? Ed è questo il Kairos, il tempo giusto. Tu non vuoi che parli più con gli uomini? Vuoi che parli con gli angeli? I tuoi angeli? Ti ascolto e non mi rialzo più da questo luogo finché non mi guarisci e mi fai tua interamente.